Gli azzurri del coach Mario Valentini continuano a fare incetta di medaglie. Dopo il successo nella cronometro, un secondo oro per Alex Zanardi e la sua handbike categoria H4. 8 giri del circuito di Brands Hatch per un totale di 64 km percorsi in 2 ore e 2 secondi. Un secondo bronzo anche per Vittorio Podestà nella 56 km, sempre di handbike ma categoria H2, conclusa in 1 ora 38 minuti e 2 secondi. Secondo argento per Oksana Corso, battuta nei 100 metri dalla solita cinese Liu Ping, che ha stabilito il nuovo record del mondo. Oksana è arrivata al traguardo in 15 secondi e 94 centesimi, migliorando il suo precedente record europeo categoria T35. Ottima la sua partenza, ma è stata beffata dalla progressione della cinese. Ascoltiamo chi dedica le sue medaglie. In realtà vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo percorso e tutti gli amici che mi seguono da casa e coloro che mi hanno permesso di essere qua e che fanno parte della nazionale, che però non sono qua ma stanno nel mio cuore. Altra medaglia per Cecilia Camellini. Dopo i 2 ori nei 50 e nei 100 metri stile libero e il bronzo nei 100 metri dorso, Cecilia ha messo al collo un'altra medaglia di bronzo, questa volta nei 400 metri stile libero, la sua quarta medaglia alle Paralimpiadi di Londra. L'azzurra ha nuotato in 5 minuti, 20 secondi e 27 centesimi, giungendo alle spalle della tedesca Schulte e della canadese Thomas. Il successo degli atleti italiani all'Aquatic Center sono stati numerosi. Merito è sicuramente dei ragazzi, ma anche dei loro allenatori e della federazione che li segue, la FIMP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Abbiamo colto l'occasione di intervistare il presidente Roberto Valori, che ci ha parlato di questa giovane ma già molto ben radicata federazione. Abbiamo investito parecchio sui giovani, un po' come dico sempre, ci cascano in acqua perché il nuoto propedeutico, un po' siamo bravi noi, sono bravi i miei tecnici, il Consiglio Federale, insomma abbiamo trovato forse le strategie politiche giuste, i raduni con i giovani finanziati, fatti e creati da noi come federazione, creiamo ad hoc a Brescia, l'abbiamo già fatto, lo rifaremo, dei gruppi di persone, di giovani che si ritrovano con lo staff tecnico nazionale, cominciamo a visionare i giovani, andiamo avanti, vediamo, l'attività regionale è seguita da parecchi dei miei delegati regionali, collaboratori eccellenti che sul territorio riescono in qualche maniera anche a fare una promozione importante, quindi speriamo in grandi numeri, cerchiamo di stanare sempre di più i disabili che sono in casa per iniziarli anche a questa grandissima esperienza che è l'attività paralimpica, anche se per attività paralimpica non intendo solo Paralimpiadi ma anche l'attività paralimpica regionale, perché ormai quando si parla di attività paralimpica si parla di nuovo disabili, insomma di attività per disabili.